Expo Vending Sud 2013, quinta edizione. Nuovo volto per gli amici di VendingTV.it, Mario Ramirez. Mario, presentati, nome e cognome, l'ho appena detto io, ridillo per, nel presentarti con la tua funzione all'interno di questa azienda. Io sono Mario Ramirez della Caffè Mauro, buonasera a tutti. Mi occupo del canale Vending e OCS. Sono entrato a marzo nella Mauro Caffè, ho trovato un'azienda bellissima, mi sto divertendo veramente a lavorare perché ci mettiamo tanta passione nel lavoro, come nel fare il caffè, noi ci mettiamo grande passione e dedizione nel lavoro per accontentare tutti i clienti e fare affari con loro. Mario, noi abbiamo intervistato Michele Rizzo, il direttore generale dell'impresa della Caffè Mauro a Host 2013. Nel corso di quell'intervista sono venuti fuori un po' di elementi, la storia dell'azienda, quelli che sono gli skills che adoperate, le caratteristiche del caffè a tostatura lenta e una serie di prodotti che vedo esposti anche qui. Vogliamo fare, come dire, un remember, andiamo a richiamare una per una tutte le qualità che immagino siano qui per presentarle al pubblico di siciliano. Hai detto benissimo, noi siamo stati a Host, che è una vetrina internazionale importantissima. Abbiamo voluto riproporre tutte le novità che abbiamo portato in Sicilia perché è vicino alla nostra torrefazione, fa parte del meridione, fa parte della nostra terra a cui noi siamo legatissimi e ci lavoriamo sempre con grande passione. Le nostre novità sono le monorigini, che sono quattro e sono El Salvador, Brasile, Etiopia e India. Sono dei 100% arabica, escluso l'India che è una miscela di robusta e arabica. Sono dei caffè che vogliono dire qualche cosa. Andiamo dal Salvador, che è una voglia di relax, un paese molto tranquillo, rilassante, un caffè da pomeriggio, da tardo pomeriggio, anche da sera, mentre abbiamo un Brasile che è un caffè del divertimento, della sensualità, che ti mette allegria e serenità nello stesso tempo. Etiopia, che è un caffè invece che identifica la sua terra proprio, selvaggio, molto speziato, proprio perché le piante di caffè stanno vicino alle piante di pepe e altre spezie di cui l'Etiopia è ricchissima. E infine abbiamo l'India, che è un caffè molto aggressivo, molto forte, è un caffè proprio da mattino o da primo pomeriggio dopo che abbiamo mangiato, e allora hai bisogno proprio di essere svegliato sempre con un grande corpo. Sono caffè corposi, come piacciono a noi, caffè corposi però che ti lasciano in bocca un gusto di caffè leggerissimo, piacevole. Vogliamo farne uno? Facciamone uno. E io nel frattempo, mentre tu vai a inserire la capsula di uno dei prodotti che stiamo andando a scegliere, immagino sia quello dell'Etiopia. Insomma, tu devo dire sei stato particolarmente carico di pathos, quasi poetico nell'andare a descrivere tutte e quattro le qualità che avete realizzato in un packaging che, amici, devo dire è tra i pochissimi a andare a identificare quelle che sono le esigenze dei consumatori, ovvero su questo packaging noi riusciamo a trovare tutte le informazioni, non solo quelle tipicamente organolettiche a cui siamo abituati da decenni ormai, ma anche una serie di altre notizie che sono importantissime per capire qual è la provenienza del prodotto, il motivo per cui è stato realizzato questo prodotto. È così, Mario? Sì, noi andiamo a studiare i nostri pack e principalmente, è vero, per presentare il prodotto, ma per dare tutte le informazioni possibili al consumatore. Quindi andiamo non solo a dire da dove viene quella miscela, quel caffè, che quantità di arabica c'è piuttosto che quantità di robusta c'è, per dire anche che corposità ha e soprattutto le ultime informazioni che sono le note nutrizionali del caffè, quindi cosa c'è in ogni caffè a livello di carboidrati, di energia, di zuccheri,
insomma, senti. Esatto, insomma, è un sistema intelligente per comunicare con il proprio consumatore finale, cosa che devo dire sono in pochissimi ad andare a fare nel ramo delle torrefazioni. C'è un motivo. Perché chi fa caffè in genere è convinto di dover andare a comunicare solo ed semplicemente attraverso il gusto del prodotto erogato. Io credo sia un grande errore, voi l'avete capito, siete tra i pochissimi ad aver compreso quanto la comunicazione con il consumatore finale è davvero fondamentale, perché attraverso questa potete riuscire a dare la prima informazione necessaria all'acquisto e alla qualificazione del prodotto che si va ad acquistare e poi consumare. Altrimenti saremmo stati solo un'etichetta e un prezzo. Non solo un caffè, noi dobbiamo dare le informazioni, è giusto che il consumatore sappia cosa sta comprando, cosa c'è dentro, quanto ce n'è dentro, deve leggerle le informazioni, altrimenti finisce tutto lì, uno mette sullo scaffale però non ha modo di presentarsi, mentre noi mettiamo il claim, cosa vogliamo dire e tutte le informazioni necessarie con la scheda tecnica relativa a quella miscela o alle monorigini che abbiamo fatto. Io ne ho approfittato, amici, per andare ad assaggiare il prodotto che lui nel frattempo è andato ad erogare attraverso la macchina. Devo dire assolutamente buono. Mario, continuiamo in questa carrellata. Intanto questo è un prodotto che c'era esposto anche all'host, però non è stato visto tendenzialmente. Questo è sempre una capsula, parliamo. Questa è una capsula per la moca tre tazze. Abbiamo studiato per la moca tre tazze e la caffettiera che abbiamo a casa si mette questa capsula che ha 16,7 grammi di caffè, che è l'esatta dose per fare tre caffè. E questa ovviamente viene, come dire, va ad assolvere a quella che è la sua funzione di caffettiera dal tradizionale per il consumo mattutino appena svegli, in modo ancora più semplice rispetto a una macchina semiautomatica come quella che vedete alla mia sinistra. Quella che vediamo però appunto alla mia sinistra, questa è l'ultima nata, una macchina molto compatta fatta proprio per il mercato casa, molto stretta, è circa 16 cm, quindi è molto piccola, non ha grandi complicazioni, c'ha un litro di autonomia di acqua e possono entrare fino a 12 capsule nella vaschetta di rifiuto. È una macchina per uso domestico o quantomeno per piccoli consumi, per piccoli uffici. Molto stilizzata, molto stretta, fatta proprio per piccoli ambienti come nelle cucine di oggi, che sono sempre più spiccole rispetto alle cucine che ci ricordavamo noi qualche anno fa, che erano il focolare della casa. Infatti è una delle caratteristiche che mi ha colpito fin dal primo momento, estremamente stretta, compatta e in linea con quelle che sono, come dire, le esigenze delle cucine moderne, dove gli spazi sono sempre più limitati, Mario. Hai detto benissimo, oggi in casa abbiamo pochi spazi, abbiamo voglia di modernità, anche elettrodomestici nuovi, che siano in linea con lo stile moderno. Nella modernità c'è anche l'estrazione veloce nei tempi giusti di un buon espresso per fare colazione la mattina. Questa è un po' la filosofia che stiamo seguendo noi. Per ultimo abbiamo una compatibile per il sistema Nespresso, che non è una sola in realtà, perché io vedo tre gusti, sì. Abbiamo il mattino, che è un caffè forte della mattina, un 50% arabica e 50% robusta, un Onda d'Oro che è light, è un 70% arabica e 30% robusta, e infine il decaffeinato, che abbiamo differenziato i colori. Il pack secondo la nostra linea ripete quello che abbiamo detto, tutte le informazioni, cosa vogliamo dire con questo caffè, se è delicato, se è forte, cosa ci aspettiamo che il consumatore provi bevendo questo caffè, le origini delle miscele del caffè, le abbiamo sempre segnate, le sue note aromatiche, la tabella nutrizionale. Anche in questo pack abbiamo fatto tutto, dando le informazioni
della corposità della bevanda, di quanta caffeina c'è in un caffè che tu in questo momento berrai assieme a me. E io non posso che fare ancora una volta, così come ho fatto nel corso della manifestazione OST 2013, i miei più vivi e sinceri complimenti per la l'arguzia, la semplicità, l'acutezza nell'andare a individuare le esigenze dei clienti, dei consumatori finali, riportando tutto ciò che è necessario anzitutto sul packaging e producendo, o meglio, continuando a produrre e realizzare un prodotto ricchissimo, sempre adoperando la tostatura lenta, che è una delle vostre caratteristiche. Fa parte del marchio tostatura lenta. È una cosa che non andrete mai ad abolire, immagino. Penso proprio di no, perché questo è il successo della qualità del nostro caffè. Qualità che noi ora andremo ad assaggiare insieme. Sì, accolgo volentieri la tua spontanea erogazione di caffè. Amici, io mi godo un buon caffè Mauro insieme a Mario Ramirez, che invito a salutare. Saluto a tutti gli amici di Vendi TV. E nel frattempo, immediatamente dopo il caffè, noi passiamo ad altro stand per continuare a presentare le novità di questo Expo Vending Sud 2013. Fabio Russo continua, non andate via.